L'Abruzzo presto in zona bianca e senza limiti di coprifuoco serale. Vaccini a volontà anche per i turisti che soggiorneranno nella nostra regione. Lo annuncia con ottimismo il governatore Marco Marsiglio, intervenuto a Teramo alla presentazione del nuovo centro universitario sportivo che sarà gestito dall'Azzu Teramano. L'Abruzzo diventerà zona bianca se per 3 settimane consecutive registra questo indice. Quindi ad oggi abbiamo questi numeri, stiamo cominciando a registrare questi numeri su tutto il territorio regionale. Fino alla scorsa settimana la provincia di Pescara era l'unica che lo registrava, adesso si sta abbassando l'incidenza anche sugli altri, quindi siamo sulla buona strada. Il coprifuoco c'è un calendario di eliminazione che prescinde dalla zona bianca, però questo naturalmente è l'obiettivo, abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo grado di sicurezza e credo che i numeri e i fatti stanno dimostrando il buon lavoro fatto. Noi abbiamo già ricevuto 2 o 3 giorni fa quelle oltre 30.000 dosi richieste al generale Figliuolo. Quando è venuto qui si era preso l'impegno di fornirceli, ci ha messo qualche giorno, alla fine sono arrivati e quindi noi stiamo andando avanti speditamente con il nostro piano di vaccinazioni. Per la vaccinazione dei turisti mi sembra di capire che ci sia da parte del generale e del commissario un avviso contrario. Anche se noi siamo pienamente disponibili a fare in modo che possano vaccinarsi, magari per i richiami, le persone che nel frattempo si sono trasferite in vacanza nel nostro territorio. Marsiglio ha poi rilasciato un suo commento sulla spinosa vicenda giudiziaria che vede coinvolti alcuni consiglieri regionali e che agita la politica abruzzese. Si imbarazzano le persone che hanno qualcosa di cui vergognarsi, noi non abbiamo niente da nascondere, la procura fa doverosamente le sue indagini, i suoi chiarimenti. Io sono pressoché certo del fatto che quando saranno finite queste indagini la estraneità degli esponenti della maggioranza sarà assolutamente acclarata. Un'altra cosa, e io spero anche di quelli dell'opposizione, perché non fa bene alla politica scoprire che qualcuno che ha rivestito incarichi importanti possa essere stato corrotto, diciamo, nella sua attività. Preferisco mantenere il confronto e anche la sfida sempre sul piano della lotta politica e non di quella giudiziaria.